te, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, perché dopo quanto è stato detto, non si può chiamare difetto, se rispondo alle domande non lo so, me la canto e me la sono, sono un po' stronzo e mi perdono, faccio finta di capire, faccio finta di sapere, sai perché? Perché? La vostra musica è definita semplice ma dai colori cangianti, senza toni definiti e con poche infiocchettature perché arrivi dritta al cuore. Non lo so, te l'hanno scritta. Chi parla? Chi parla? Fabio. Ma se rispondi non lo so, se mi verrebbe spontaneo. Dico la verità sempre. Vieni, fammi le domande perché no, la domanda era questa, appunto, ecco. Era la risposta, questa era la domanda. Ti fai perché la memoria all'italiana. Non lo so, okay, dagli la pasticchina per favore, la regia. Quell'influenza di Tore. Fabio, quell'influenza di Tore in vicinanza. No, tu la definisci una musica molto semplice, dai colori, come hai detto, cangianti, senza toni definiti, un po' all'improvvisazione, insomma. E diciamo che l'effetto muto. Tutte corrente, le luci sono spente, rimando a casa e voglio stare con te, io sai che c'è, illumino di meno, forse domani non ci sarà la luce, non preoccuparti perché grave non è, io so che c'è, illumino di meno. Sì, proprio così, cioè non capisci per davvero che ti voglio, che ci frega tutto qui. Non cresce il pio, chiamo il vicino, è meglio che ti prendi tanto a cromire. E prendo insieme a noi, non ti detto che suona così. La uniciona nel bosco, che rida più non posso, l'umanità che pensa quella ride di me, sai che c'è, illumino di meno. Sì, vieni anche tu, con tutti quelli che non vogliono sprecare, spegni pure sta TV. Vieni anche tu, ci vuole poco per capire, sei importante, ci servi pure tu. Non devi avere, non devi aver paura, la notte per me voglio stare con te, e sai che c'è, illumino di meno. Porta benzina per una lampadina, la sabra che per te la sera con me, e sai che c'è, illumino di meno. Si gira, Orchestra Mattarella, prima, seconda. Ok, sono sempre io e niente, siamo qui che ci siamo praticamente ritrovati alla fine della serata passata in compagnia, diciamo, del Toscana TV. Il sesto. Ci siamo divertiti e niente, ci hanno chiesto di, giustamente di presentarci nel blog. Come si chiama il blog? Si chiama Backstage. Dietro lo stadio. Bel nome. Siamo un gruppo, chi non ci conosce, siamo un gruppo toscano, non sto a dire specificatamente da quale paese della Toscana veniamo, però chi è toscano lo capisce dall'accento.
e facciamo una musica originale, molto folk, infatti il nostro motto è The New Folk Sound from Italy. Senti, funziona bene. New Folk Sound from Italy, yeah! Yeah. Manhattan! Gli elementi li ho già presentati e devo dire che presto uscirà un nuovo disco. Anche siamo qui apposta per promuovere il nuovo disco. Si grosso affari nostri. Sì, no. il titolo sono disco. Affari nostri, questi sono affari nostri. Sto affari nostri, cioè non dovete. Cioè no, non lo metterò online, affari nostri. Il titolo è questi sono affari nostri. Ecco appunto, l'ho detto. Ma e c'è una canzone dentro che si intitola Questi sono affari nostri. Sì, ma c'è anche un'altra. Come si chiama? Non lo so. Non lo so. Ha detto che non lo sa, però. E non lo so. Non lo sa. Comunque sarà tutta una sorpresa. È il nostro secondo disco, abbiamo già pubblicato un disco che il nostro Fabio farà lanciare sulla videocamera. Lo lancio! L'ha lanciata, ecco qui, a patatì. Ora, questo disco, benché sia vecchiotto, perché c'ha 3 anni, è... Due e mezzo, dai. È tuttora attualissimo. Sapete perché è attualissimo? Perché se ne è pubblicato una volta 1000, l'abbiamo venduto. Poi ne abbiamo pubblicati altri 1000, ma non l'abbiamo venduti tutti. Quindi se li compra... Che l'abbiamo venduto questi 1000? Mi ricordo se detto l'intenzione. No, non è vero. Dove l'abbiamo venduto? Erano due amici. Erano due amici perché uno era lui, c'era 500. Ce l'ha pagato tutti insieme, poi non so se l'ha buttato tutti quanti nell'ombrone. L'abbiamo venduto per strada perché a noi ci piace. In un negozio di grano c'è tra sera con me e ritornano con voi. A me non c'è lo seno nero, canta per lo seggi. E ne come la chiama da me lo voce. A me non c'è lo seno nero, canta per lo seggi. Venga. Lei praticamente, sì. Lui è il nonno e lei è la nonna dell'orchestra Mattarella. E infatti ti frequentiamo. Ora mi devi fare... Stiamo facendo un'intervista. Lui è il nonno, si è detto, dell'orchestra Mattarella, lei è la nonna dell'orchestra Mattarella. Sì, va bene, sì. E sì. Dai un'opinione sul gruppo, per cortesia. No, non glielo do scherzando come Argia, glielo do come Luciana. È una di quelle che ho veduto in tutto questi incontri, che mi è piaciuta più di tutti. Poi se devo far gira, io mi sono garbati, su, andiamo. Io mi sono garbati, su, andiamo. Però è stata seria, ha detto la verità. Sì. Grazie, Argia. Devo dire, o sei serio o sono serio. Grazie, Argia, veramente. Grazie, grazie. Grazie, ciao. Quindi abbiamo avuto anche un sponsor, senti ragazzi, non possiamo. Quindi no, questi dischi li abbiamo. No, li abbiamo venduti. Per strada. Noi invece sono per strada. Diciamo che siamo nati per la musica, no, siamo nati per fare una determinata musica, poi per provare i pezzi all'inizio, quando ci siamo 3 anni fa, quando ci siamo uniti come gruppo, abbiamo detto ragazzi, non, andiamo a provare in un posto dove si possono fare le prove, e abbiamo detto andiamo a Firenze per la strada, e allora cioè, per
parecchio tempo e parecchie volte siamo stati a Piazzale Michelangelo a Milano, a Firenze, dove siamo spesso graditi e ci sono degli abitué che vengono, e veramente ci sono state delle serate particolarmente ricche di persone, tanti stranieri, gente che ballava, indiane col terzo occhio dipinto che con i mariti preoccupatissimi perché poi non avrebbero saputo cosa raccontare in India. Cioè, ci sono state delle cose molto molto simpatiche, è stata un'esperienza e la strada ci ha formato, perché abbiamo imparato a riconoscere l'emotività del pubblico in relazione alla nostra, e ci ha permesso, senza diventare maghi per carità, di capire e saggiare, avere un po' una cartina al tornasole su quello che è il comportamento sul palco, comunque di fronte al pubblico, perché mi mancava questa esperienza. Io ho sempre suonato come tanti, ma non sono mai stato un professionista, e quindi questa parte proprio di professionalità, quella della relazione con i fruitori della musica, è stata messa a punto proprio grazie alle serate per la strada. Poi abbiamo suonato in vari locali, le sagre, situazioni come questa qui di oggi, la sagra della salsiccia, la patata, il tortello, tutto quanto. Comunque, ripeto, la strada è stata una grossa esperienza, al punto che anche quest'anno, che potremmo anche permetterci, diciamo, situazioni un pochino migliori, proprio per affetto e per il calore umano che se ne riceve indietro, abbiamo rifatto richiesta al Comune di Firenze di darci la liberatoria per occupare lo spazio municipale, perché paghiamo per pagare l'apertura a Firenze. Paghiamo per suonare a Firenze al Comune, cosa giusta, si occupa il suolo stradale e si guadagnano anche bei vaini, insomma, voglio dire, non quattrinoni, ma si torna a casa con le spese pagate, i panini, il lampredotto, anche un pochino di più. Ci sono state delle serate eccellenti, oserei dire. Non suoniamo solo per strada, no, ovvio che non suoniamo solo per strada. Dicevo che la strada è stata la nostra formazione, il nostro banco di prova per mettere a punto anche una certa scenografia, diciamo, del gruppo, molto semplice. Interplay, come dicono gli inglesi. Comunque tutto questo, loro dicono sempre, sono l'autore, sono il compositore, grazie per il riconoscimento, ma io la devo dichiarare, senza di loro che sanno suonare veramente, sarei stato un simpatico strimpellatore in casa con i parenti e niente più. Devo a loro se negli ultimi anni ho visto situazioni diverse da quelle che avevo vissuto come musicista casalingo prima, quindi sono molto grato ad averli conosciuti. Un saluto a tutti i fruitori di Backstage. Noi adesso ci andiamo a letto perché siamo stanchi da stamani che stiamo a giro. Stiamo a letto, vai. Per lui vado. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Grazie. Ciao. Amore, quando mi tocchi fremo. Amore, sono diventato scemo. Amore, te lo diciamo in coro. Amore, non sei tutto per me. Quando cammini inciampiti, quando mi parli rendoli. Amore, ma perché non te ne vai? Quando ti sogno un incubo, quando ti vedo a vomito. Amore, ma perché non pensi a te? Il giorno pensi a me, la sera invece no, c'è la televisione. Il pomeriggio poi ci sono tante 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 distrazioni. Bisognerebbe rivedere tutte le emozioni e non calare così spesso pure i pantaloni. Sì, questo amore è sperdito, poi ti lascia un brutolo, niente più. Sì, questo amore è inutile, poi diventa sfittico, niente più. Sì, questo amore è un brivido che mi lascia un brivido, niente. Niente più. Grazie.